Mi è sembrato di capire che nel team grigio, non so perché, ci sono un po' di discussioni. È difficile. Sì. Sembrava tutto molto chiaro, in realtà è diventato grigio. Voglio anche spiegare una cosa. Vai, Giuseppe. Noi abbiamo stoppato dei talenti nelle puntate precedenti. Ovviamente mandarli a casa dopo a me crea un problema emotivo. Ok? Ce lo siamo detti. A tutti. Parli della fase eliminazione da 8 a 4. Sì, esatto. Sì, lo ricordiamo. Esatto, mi crea, cioè, quando tu stoppi un talento e non lo tieni, ovviamente gli hai tolto un'opportunità. Perché adesso quelli che abbiamo fermato diventano di più di quelli che dobbiamo poi scegliere. Esatto, quindi sì, lo so, fa parte del gioco, lo sappiamo, eccetera, eccetera. Per quindi, tutti. Quindi è chiaro che se io adesso la stoppo mi creo il problema, se non la stoppo la perdo, però va avanti. Quindi sono in difficoltà, è tutto qui. Cioè, quindi mi sembra di aver capito tra le righe che poi quando avrai gli otto lei non potrebbe essere la tua scelta. No, al contrario. No, è che dobbiamo ancora decidere. Ne devo mandare un altro che ho stoppato. E quindi loro sono già dopo, anziché premiare un'esibizione, cioè, loro sono, stellare, allora, siccome così c'è Dale, no? Siccome c'è Dale è quella che fa un po' le domande, poi aspetta la risposta perché pensa autorialmente cosa possiamo pensare. No, non voglio che a Sofia passi il messaggio che non la voglio tenere. Dopo un'esibizione del genere, solo un solo. Però Giuseppe, io sono allibita, ragazzi. Ragazzi, io ricordo ai coach che la vostra vittoria sarà solo ed esclusivamente grazie al talento che vincerà. E quindi Sofia resta con noi. Va bene, quindi è tutto chiarissimo. Rimani nel team grigio. Tutta la vita. Complimenti e noi proseguiamo. Grazie, grazie. Sofia tesoro.